Benvenuti all'appuntamento numero 173 con Punti a Capo e per questa puntata abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta un nuovo personaggio dell'amministrazione di Siracusa, un assessore che si occupa di un settore molto delicato, quale quello delle politiche sociali, ma un assessore che già da molto tempo era conosciuto come professionista. Sto parlando dell'avvocato Giovanni Sallicono, che andiamo ad accogliere come sempre con un sorriso e una stretta di mano nell'angolo riservato alla nostra trasmissione. Avvocato io, assessore. Sì. Assessore avvocato. Oggi sono, assessore. Sono avvocato, non me lo può levare nessuno questo titolo. Prestato alla politica dalla considerazione e benevolenza del sindaco che mi ha voluto nella sua compagine e cittadino attivo non ho saputo rinunziare. Cerco di porre tutte gli sforzi e le attenzioni per poter fare del mio meglio. Allora, l'avvocato Giovanni Sallicono, non posso che intanto salutare tutti i telespettatori di Tele1 Tris e ringraziare per l'invito, Salvo Trombatore. Intanto grazie a lei di essere venuto, insomma l'ho inseguita poco, devo dire la verità, perché evidentemente questo giova a suo favore. Evidentemente è una persona che tiene a far sapere quello che sta succedendo nell'amministrazione Garozzo, è una persona che ci tiene che funzionino anche i mass media, quindi la collaborazione fra voi amministratori e noi giornalisti, insomma, credo che sia efficace e anche proficua per i telespettatori, per i cittadini in questo caso in genere, insomma, per quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Assessore Giovanni Sallicono, oggi assessore, e lei peraltro ha lo studio associato con l'avvocato Paolo Reale, altro amico di Punti a Capo, altro nostro ospite, è venuto spesso in trasmissione, anche lui amministratore, insomma, o comunque politico sicuramente a tutto tondo, anche se in questo periodo lo sta facendo un po' dietro le quinte. Invece lei è in prima linea, perché il suo assessorato è quello delle politiche sociali, altro che se non è delicato. E da che cosa parliamo? Anzi, da che cosa partiamo? Partiamo da una cosa che lei ha scritto qui sulla relazione. A proposito, apro una parentesi. Ho chiesto all'assessore Sallicono di darmi qualche spunto sugli argomenti da trattare insieme e lui da buon avvocato mi ha fatto 4 pagine di cartelle, poi metto bastano, sì, per 3 puntate. La cosa che mi ha colpito... Sono insufficienti. E sono insufficienti per affrontare gli argomenti. Sono insufficienti, ma per perché ora le dico perché. Per i 20 minuti però basta. Per ora le dico. Allora, entriamo subito allora nel nocciolo della questione. Minor assistenzialismo. Di questo sono pienamente d'accordo, minor assistenzialismo per le persone bisognose, invece si tratta di soggetti che devono essere attivi nella nostra società e come tali vanno trattati. Non è un'invenzione mia, però sono linee che si sono fatte avanti a livello europeo e nazionale e che il mio assessorato, con qualche minimo merito anche mio, ha colto al volo perché io ricordo, ho fatto il consigliere comunale dall'80 all'85 e uno degli assessorati più ambiti, se non il più ambito, era proprio quello delle politiche sociali, perché si distribuivano a pioggia sovvenzioni ed assistenza senza controllo. Non è più il tempo che fu ed è bene che non lo sia in questa maniera, perché era soltanto un assessorato politico elettorale. Ora bisogna andare più al sodo, soprattutto in un momento in cui c'è un grande disagio sia economico sia sociale, una crisi che soprattutto al meridione si fa sentire. E come? Nel meridione e nello specifico a Siracusa. E a Siracusa nello specifico. Basta vedere nei quartieri periferici. E nello specifico a Siracusa. Ora, contribuire regalando 100 euro a Tizio e 200 a Caio non significa serve. Nulla non e serve. Non serve. Anche politicamente non serve.
né in prospettiva per chi ha bisogno. Ed allora abbiamo colto al volo l'occasione che ci si è prospettata con il sostegno e l'inclusione attiva, per il quale, misura per la quale molti consiglieri, soprattutto dell'opposizione, dicevano: tanto non ce la fate, tanto non ci arrivate, non avete la capacità, non avete la forza. Ci siamo arrivati, è una sorta di aiuto che già stiamo dando a circa 400 famiglie siracusane. Questi sono numeri importanti. 400 famiglie siracusane, ho cercato di dirle a destra e a manca, però si parla soltanto di crisi e non si parla di queste, mai di queste misure a sostegno, con una media che viene data di circa 600 euro mensili, che però abbisognano anche di un sostegno, appunto sostegno all'inclusione attiva, portato da un'equipe multidisciplinare formata da assistenti sociali, psicologi, centro per l'impiego, ove ce ne sia bisogno, anche sindacati, terzo settore, perché si possa tracciare una strada a chi ne ha bisogno verso l'uscita dalla povertà, verso l'uscita dal bisogno e dal disagio, con la ricerca attiva. Si deve dimostrare questa presenza attiva anche del soggetto che beneficia della misura. Sostegno attivo per l'uscita verso dalla povertà e verso il lavoro. Assessore, è un progetto ambizioso. È un progetto ambizioso, è un progetto ambizioso, è un progetto non facile. Mi piacciono le cose non facili. Se si vuole aiutare la propria collettività, credo che sia il modo migliore. Poi che ci riesca in toto o no è un'altra cosa, perché anche, devo dire, non dipende soltanto da me, non dipende soltanto dal mio assessorato, dipende anche dalla comprensione del progetto che possono avere a livello centrale, nazionale, regionale. Certo. E posso soltanto dire che il progetto, seppure non è ancora ufficiale, però da colloqui diretti il nostro progetto è stato approvato, e devo sottolineare anche che è stato approvato, l'orgoglio di questa approvazione da parte mia, di tutto l'assessorato, grazie all'aiuto di una preparatissima dirigente e di una preparatissima capo servizio della struttura, facente capo agli assistenti sociali, grazie alla cooperazione, quindi dà la possibilità di assunzione di circa una ventina di persone, cosa che da una decina d'anni a questa parte a Siracusa non si vede. Non era mai successo. Vero è che queste assunzioni sono collegate alla validità triennale di questa misura del sostegno all'inclusione attiva, però ho buone sensazioni che questo triennio non finisca al primo triennio. Ci saranno 12 assistenti sociali nuovi, un ingegnere informatico, psicologi, mediatori che verranno. Beh, un'equipe come sempre, un'equipe che deve funzionare. Dovrà passare certo da un concorso che verrà fatto nella maniera trasparente, e a questo proposito debba aggiungere che l'onere già pesantissimo della politiche sociali e della famiglia viene reso ancora più gravoso dal fatto che ho altre due rubriche, che sono trasparenza e legalità, che in questo momento sono sotto l'occhio del ciclone, anche mediatico, pur spesso non meritandolo. In ogni caso,
qualsiasi cosa si faccia, credo che la sinergia, la collaborazione sia fondamentale. Infatti volevo, a proposito sempre delle politiche sociali, chiamare in causa due collaborazioni, diciamo, con il comune. Intanto l'Housing First, che è fatto con la Caritas, e poi il distretto sociosanitario 48 di Siracusa, anche questo molto importante. E il distretto è un altro incarico che ho ricevuto dal sindaco, e ripeto, ringrazio per la fiducia, ma il Ricordiamo che tutto lei è indipendente, è un tecnico, è stato è un chiamato proprio per tecnico. dare lustro ad alcuni assessorati. Questo non mi permetto di dirlo, la ringrazio della sottolineatura. Beh, l'obiettivo è questo sicuramente. Stavamo dicendo Del distretto del sociosanitario. distretto sociosanitario, che è formato da 11 comuni della provincia di Siracusa e che è retto dal comune capofila, quindi Siracusa, quindi dal sindaco, ma il sindaco mi ha dato delega per questo, quindi per molti interventi che riguardano certamente l'area comunque del disagio. Quindi della disabilità parziale, totale degli anziani, dei minori con gravi handicap, tutta quest'area, insomma, è governata soprattutto dal distretto sociosanitario che riesce a captare somme nazionali, europee e regionali, e che poi, secondo criteri concordati, distribuisce. Certamente Siracusa è quella che, visto la preponderanza come numero di abitanti, non fosse altro che per questo, usufruisce del maggior importo. Qui gli argomenti ovviamente che la riguardano sono tantissimi, come ha citato lei, gli anziani, l'abbandono scolastico, i minori, le persone con deficit, l'assistenzialismo, eccetera. Dovremmo svilupparli in almeno 10 trasmissioni, però io ci tengo, prima di andare in onda con i contatti della trasmissione, a chiedere qualcosa di molto scottante, anche alla luce di quello che è successo a Siracusa di recente in Via Lorina con dei farabutti, come dobbiamo chiamarli, assessore, che hanno spinto quegli extracomunitari. Certo, la situazione è molto calda a livello mondiale. Noi vogliamo oggi semplicemente restringere la situazione a Siracusa degli extracomunitari e sapere cosa fa l'assessore Sallicolo, comunque il suo assessorato per l'accoglienza. Qua si dovrebbe fare un discorso molto ampio, per cui veramente non bastano né 20 minuti né 20 ore. È un discorso che coinvolge anche l'assessore Valeria Troia, Valeria Troia, sì. e che riguarda anche l'educazione al rispetto per il prossimo. Come sai che ci sono state delle polemiche che mi hanno coinvolto sulla teoria gender e quant'altro. Teoria farlocca e falsa, introdotta dagli ambienti più retrivi del cattolicesimo verso la fine del secolo scorso, e che con questo termine inglese vuole spaventare, vuole mettere sul chi va là, quasi che si volesse distruggere la famiglia. No, tutto al contrario. La famiglia noi la vogliamo supportare, vogliamo supportarla anche nel momento educativo scolastico, inducendo al rispetto per il prossimo e al rispetto per le diversità, qualunque esse siano, anche se io sono d'accordo con Einstein quando rispondeva alla domanda di che razza sei, rispondeva razza umana. Insomma. Ecco, e questo, forse questa risposta chiude il cerchio Beh, sì, della sua assolutamente sì. domanda, perché non possiamo non aiutare chi ne ha bisogno. Non è un
precetto soltanto evangelico, ma è laico, è anche laico, legalità, legalità, fraternità, Riprendiamo Macron. no, no, Macron, è la rivoluzione francese, sono No, principi perché lo ha che, detto durante il discorso sì, di... no, per carità, lui lo può dire perché è francese e quindi quelle parole le sono molto familiari. Ma devono essere familiari soprattutto a noi che di emigrazione abbiamo vissuto nel tempo. Quanti siciliani, quanti italiani sono andati in Germania, in Belgio, negli Stati Uniti, in Argentina, la cui metà della cui popolazione è italiana, in Australia, nelle miniere, a fare qualunque tipo di lavoro, nascosti nelle stive delle navi, ma non ci si può scordare di quando noi avevamo bisogno, non ci si può scordare che ci sono le leggi internazionali, oltre che quelle umane, della carità umana, che impongono di andare a soccorrere chi è in mezzo al mare. Certo, questo soccorso porta se vogliamo chiamarli così, degli inconvenienti che sono costituiti dall'impegno che dobbiamo profondere perché questi nostri fratelli siano accolti dalla popolazione nel migliore dei modi, dando la possibilità di conoscere la lingua, di includersi Quindi di essere introdotti anche loro. di È come il essere discorso di legare extracomunitari e persone bisognose. non li possiamo dopo che li abbiamo accolti, togliendoli dai marosi, non li possiamo respingere con comportamenti che non sono umani, anzi sono disumani. Assessore, la interrompo un attimo, comunque aggiungo l'importante che ci sia una regolamentazione precisa degli Certo, extracomunitari. e a questo punto la interrompo io, e Ecco. a questo punto certamente non spetta al comune Certo, regolamentare la assolutamente. vicenda perché noi non possiamo che applicare le regole che vengono date dagli organi centrali che delegano un sacco di servizi al comune a costo sempre zero e con gli stessi E con le casse dipendenti, comunali con le casse comunali che sono esangui. Va bene. Ma abbiamo avuto incontri con il prefetto a cui sta a cuore questa vicenda, che ringrazio per la sua sensibilità. Il comune si è preso carico di dare una risposta nei mesi prossimi a circa 200 extracomunitari attraverso gli SPRAR, quindi attraverso centri di un'accoglienza accoglienza. organizzata, è allo studio come suddividere questi 200 tra minori stranieri non accompagnati, che aumentano sempre di più. Extracomunitari richiedenti asilo, aventi diritto o no, insomma, ci sono tutta una serie di risposte, di domande alle quali dare risposte e stiamo studiando le risposte più adeguate possibili nell'ambito di quelle che sono le nostre possibilità. Assessore, si riservi la risposta per la mia ultima domanda, ma prima, come sempre, diamo la linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione che vedete in sovrimpressione con il numero telefonico della redazione, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo email personale ai quali, come sempre, potete rivolgervi e utilizzare per formulare ulteriori domande e chiedere ancora più informazioni all'assessore Giovanni Sallicano, che è ospite di oggi, dal quale torniamo per concludere la trasmissione. Questo glielo devo chiedere, Concludere assessore. La prima la trasmissione, prima questo trasmissione. mi fa veramente onore e piacere sentirglielo dire.
Questo ciclo credo che sia iniziato bene, di trasmissione insieme, però io questo glielo devo chiedere. Lei fa l'avvocato in uno studio, insomma, prestigioso. Lei è avvocato civilista, si occupa di diritto civile, amministrativo, anche tributario, mi sono informato bene, ma insomma non ce n'è bisogno visto il suo nome. Questo le giova nella sua attività amministrativa o le può essere d'ostacolo, è indifferente? E certamente sì, perché mi aiuta a comprendere la normativa in vigore che per certi versi fa parte del mio bagaglio professionale che ho dovuto studiare, anche se gli aggiornamenti legislativi sono all'ordine del giorno, anche troppo ravvicinati. Ma aiuta più che me, aiuta l'amministrazione, aiuta la giunta e metto questa mia scienza professionale assieme a quella degli altri colleghi per aiutare il sindaco che magari non ha alcun bisogno di aiuto però. Glielo diamo ugualmente a districarsi nel suo mandato. Se ci sono delle critiche, si facciano pure, per carità, sono il sale della democrazia e del progresso, ma non si facciano condanne preventive. Assessore, ci diamo appuntamento per una prossima puntata. È Con piacere. stato un piacere mio ospitarla per la prima volta nel nostro salotto. Grazie, grazie di essere intervenuto. Grazie all'assessore Giovanni Sallico, un assessore comunale alle politiche sociali, trasparenza e legalità, di essere stato nostro ospite. E grazie come sempre a voi telespettatori che ci avete seguito, ai quali do appuntamento a sabato prossimo per un altro incontro con Punti a Capo. Arrivederci e a risentirci.